Ciao, benvenuti su Organicast, l'unico podcast in cui seguire le regole della fisica è totalmente opzionale. Io sono Nespi. Io sono Roberta. Roberta, oggi abbiamo un intruso. Assolutamente sì. Wow, ciao ragazzi! Prego, si introduca, dica qual è il suo... La sua anima, si racconti, okay, prego. Ok, sono Martina, ho 20 anni e in breve sono una makeup artist. In brevissimo. Tipo un'intervista ad MTV questa cosa. Ah? Tipo le interviste ad MTV. Okay. Martina, fammi delle domande. Assolutamente, sei il nostro primo ospite. Ah, ok. Eh? Onesto. Che onore. La makeup art, come genere di arte. Sì. Secondo te qual è la cosa che... spinge qualcuno a specializzarsi così tanto nella cosa? Allora, sicuramente, allora posso dire che il campo del make-up e del trucco a livello professionale è un campo ultimamente un pochino più conosciuto, grazie ai social sicuramente. E diciamo che io ho sperimentato fin da bambina la voglia di trasformarmi, cioè nel senso la passione nel prendere le sembianze di qualcun altro tramite l'arte. Cioè io sono sempre stata molto artistica, nel senso disegnavo fin da bambina, ho fatto tantissime cose, canto, ballo, musical, qualsiasi cosa poteva fare l'ho fatta. Ficco. Però diciamo che la cosa che mi ha sempre caratterizzato di più è stata che io sono sempre stata molto brava a disegnare e mi piace molto disegnare e fare arte. E diciamo che il fatto del trucco anche c'è stato perché facendo canto quando ero più piccola, diciamo che io sono stata costretta un po' a imparare a truccarmi, perché quando dovevo esibirmi, dovevo salire sul palco, dovevo essere presentabile. Ed è stato questo quello che ti ha poi portato Già da prima comunque io un po' avevo la cosa del trucco, però i miei non mi hanno mai permesso di truccarmi prima dei 12 anni, dei 12-13 anni. No, perché diciamo è una cosa da grandi, non ti puoi truccare, Martina sei una bambina, cose del genere. Va bene. Però c'è un però, io dall'età di 9 anni faccio effetti speciali di fortuna, cioè nel senso che tipo ad Halloween io ho avuto sempre la passione di Halloween e io dovevo fare il costume più bello di tutti quanti. Cioè io dovevo flexare il mio costume e il mio trucco di Halloween, perché sennò non ero contenta. E da quando ho 8-9 anni comunque c'ho questa cosa che dovevo ingegnarmi per trovare dei modi per fare a casa delle cose che in teoria non potevo fare. Quindi che ne so, mi dovevo truccare da zombie, dovevo farmi la faccia ferita, scorticata, facevo le protesi estemporanee con la cera del galbanino, con la cera della caciotta, meraviglioso, capito? E io penso truccavo, che mi ero comprata una palette per truccarle. Io penso che se ci fossimo beccati a 8-9 anni saremmo stati migliori. Guardate, peccato che non c'ho una foto. Penso che quando arrivo a casa mi faccio dare la macchina fotografica con l'SSD da mio padre e me le faccio. Sono qui da qualche parte. Sì, se sono arrivate le abbiamo messe. Sono arrivate le abbiamo messe. Però cos'è che poi ti ha fatto scegliere proprio quello tra tutti i tipi di arte in cui... Allora, ti dico la sincera verità. È stato un... voglio dire, quando ho deciso di intraprendere questo percorso è stato più che altro dettato da un brainstorming che io ho fatto. Mm. Cioè io sono arrivata che avevo 17-18 anni, stavo per finire il liceo, ho detto ok, qua devo decidere che cosa bisogna fare. Essendo stata sempre molto brava a disegnare, avevo pensato di frequentare una scuola di illustrazione fumettistica a livello professionale. Fico! Solo che i miei non approvavano di questo perché comunque, e hanno ragione, perché alla fine è un campo molto difficile. La disegnatrice il disegnatore è una persona che veramente, cioè, devi o essere un mostro sacro oppure devi avere molta fortuna, soprattutto nella gestione social di queste cose. C'è questa piscina delle anime che è esattamente in mezzo a queste due. Ci sono un sacco di persone che sono estremamente normali in quello che fanno,
non sei né un mostro né sei scarso, sai fare quello che sai fare, ma proprio perché ci sono 5700 altre persone, sì, non vieni scelto subito. Esattamente, esattamente. E secondo me una delle cose principali che rendono di successo un disegnatore è la popolarità sui social a livello di ora. Cioè, nel senso, io molti fumettisti che seguo e di cui compro fumetti, cioè, li ho conosciuti tramite Instagram, tramite post di Facebook, illustrazioni, di quelli che condividi sul diario, che ne so, che c'hanno la frasetta che ti piace. Non dico il baffo o la badessa, perché... Arte, mettiamoci un punto di domanda. Più comicità. Più quello. Comicità, più una cosa satirica, una cosa del genere. Ma non è il mio genere. Il mio genere è più, come posso dire... il fumetto fatto bene di Cristo, disegnato bene da un disegnatore che c'ha i contrazzi. Un fumetto che si fa guardare. Esattamente. Una cosa che tu dici che ha un valore artistico, quella Fico. Cosa. Cioè, se io guardo certi pannelli della Marvel, dico queste cose hanno un valore artistico per me. Okay. Che sono belle. Cioè, si vede che la persona che l'ha fatte ha un talento, ha una... come posso dire, ha una capacità artistica. Certe cose, per certe cose invece non le vedo e... sono un po' critica con l'arte, sono un pochino critica. Puoi dire il cazzo che ti pare. A parte quello, ma la cosa bella dell'arte è che poi viene tutto riunito che ti pare. Esattamente. Quindi, è vero. Quindi diciamo che per me l'arte è questo, e soprattutto sulla parte disegno-illustrazione deve essere una cosa bella e fatta bene da persone che lo sanno fare, punto. E niente, io ho fatto questo brainstorming, ritorniamo un po' indietro. Ho pensato, insomma, di frequentare la scuola di illustrazione fumettistica. I miei mi hanno detto: no, Martina, se lo fai, devi anche fare l'università. Mamma mia, io ho frequentato, diciamo, ho fatto il liceo scientifico. Quindi, perché ero completamente clueless su quello che doveva essere il mio percorso delle superiori. Ma penso che tutta Italia. E quindi ho detto: va, mi vado a fare lo scientifico, così ho tutte le porte aperte. Non l'avessi mai detto, ho sofferto come un cane, perché per i primi 2 anni ho campato di rendita, perché per tanti motivi, perché avevo studiato bene alle medie, ho campato di rendita. Dal terzo in poi, diciamo, non ho più campato di rendita. E anche se sono sempre stata molto brava a scuola, ho sofferto. Perché la matematica mi fa cagare, fa schifo, non riesco a studiarla, non riesco a farla, non mi piace. E sta cosa che io avevo tipo quasi 10 ore settimanali tra matematica e fisica, cioè il volta stomaco avevo. Io pensare di andare all'università ad aprire altri libri, no. Non lo fate, bambini. Mi sento male, non studiate. No, non si può fare. Posso permettermi, forse lo scientifico non era l'indirizzo migliore. Sì, forse non era l'indirizzo migliore, però, cioè, tu immagina sta una ragazzina di 13 anni che si ascolta gli Slipknot, proprio blasting Slipknot. Algebra diretto. Sì, blasting Slipknot con le catene, queste cose qua, dice: ma ora che mi metto a fare? Ora che cosa faccio? Ci posso mettere tipo... Un piccolo aneddoto del Nespi in mezzo. Nel triennio io ho studiato telecomunicazioni e c'è stata una volta in cui c'era l'incontro tra genitori e professori, e c'era il mio professore di telecomunicazioni che ha detto a mia madre: ma guardi, suo figlio non va male, ma non va nemmeno bene. Io sono abbastanza sicuro che se mai non entrasse in classe io non lo saprei, perché è estremamente nella media, non si fa né vedere né si fa notare, né in cattivo né in positivo, è lì, fa cose, fa il suo. Non so se è peggio, onestamente. Non lo so. Io in quel momento ho capito, ma sta parlando di me. Si è accorto della mia presenza in classe. Sì, no, cioè. Vabbè, diciamo che la scelta dello scientifico è stata più che altro dettata dal fatto che fin quando ero alle medie matematica era una spada, nel senso che il mio cervello si è fermato a livello matematico, si è fermato all'età di 14 anni. Dopodiché non è più progredito, quindi diciamo che fin quando ho avuto 13-14 anni la cosa è stata ok, perché comunque avevo 9 in matematica e me la cavavo anche...
ero proprio speedy, cioè ero, una spada. Ero fast, ero smart, diciamo. Adesso ogni volta che Martina... Cioè, adesso me ne vado a fare uno scientifico, visto che sono così brava in matematica. Non l'avessi mai detto, ho fatto una scelta di merda e ho sofferto molto, moltissimo. Seguite le vostre passioni, bambini. Esattamente, e infatti per soffrire di meno poi alla fine sono andata a studiare disegno, illustrazione da privato e mi facevo le mie 2 ore settimanali, il pomeriggio, in modo che potessi un po' scaricare questa voglia di creare, perché poi neanche a dire che a livello della scuola non è che facevano laboratori o cose del genere, cioè nel senso il laboratorio d'arte alla fine l'ho gestito io per 2 anni, cioè ero io l'insegnante, quindi per dire, sì. Ma coglioni. Cioè ho insegnato un sacco di cose a un sacco di ragazzi, anatomia. Beh, vogliamo fare una cosa? Ogni volta che Martina usa un termine inglese mettiamo tipo lo snippet di Word Reference. Oddio, vicino, sì. Tipo, va bene. Sì, così piace. Almeno educhiamo anche noi il nostro pubblico. Va benissimo. Imparate l'inglese, così che noi non dobbiamo forzarci a non parlare l'inglese. Comunque, sì. Stavamo parlando e... Diciamo che sì, ho frequentato insomma un corso di disegno e illustrazione fumettistica per 3 anni, gli ultimi 3 anni del liceo appunto, perché sennò crepavo. Cioè, scavocciai. E alla fine ho deciso di lasciare più che altro perché il mio insegnante mi aveva dato un po' tutto quello che mi poteva dare, nel senso che ero... Alla fine della fiera, cioè alla fine dei 3 anni, ero una delle più brave in classe. Lui aveva molta fiducia, insomma, nelle mie capacità. Mi aveva insegnato forse di più di quello che faceva fare di solito. E quindi io mi sentivo confident di intraprendere questo percorso da disegnatrice. E poi è stato... Solo che in realtà, alla fine, penso che questa cosa che io ho studiato... disegno eccetera mi ha dato comunque un pochino di marcia in più anche nel mio campo, nel senso che ora che frequento l'accademia e mi metto a confronto con quelle che sono le capacità di un po' della mia classe a livello medio, non dico tanto a capacità tecniche ma quanto in creatività, in sviluppo di concept, assolutamente, e... mindset, esattamente. E diciamo che alla fine la scelta del trucco è stata perché mi sono ricordata del fatto che mi piace molto. Ok. Perché all'inizio non ci avevo pensato, cioè pensavo fosse solo un hobby, una cosa che facevo così, insomma, per divertimento. E poi ci ho pensato e ho detto ma quasi quasi e ho cercato su Google Accademia Trucco Professionale su internet, mi è uscita insomma la pagina della mia attuale accademia, sono andata a fare un open day e mi sono innamorata. Ok, è stato quello l'inizio di tutto. Esattamente, è stato quello, cioè nel senso c'è sempre stata un po' in me le capacità per fare questo tipo di cose, perché comunque mi sono sempre truccata per i motivi che abbiamo elencato prima. Però non ci avevo mai pensato a livello proprio di professionale, cioè nel senso che questo poteva essere il mio mestiere. Poi quando sono andata a fare l'open day, ho visto la scuola, ho visto gli insegnanti, ho parlato con tutti quanti, ho detto no, ok, questa ti sei sentita a casa praticamente. Mi sono sentita a casa, sì, mi sono sentita a casa. E quando poi a scorso ottobre ho cominciato, ogni volta che io vado è sempre più sì, questa è la cosa che io devo fare, che io sono chiamata a fare nella mia vita. Fico. Quindi sì. Quando è stata per te questa epifania? Paradossalmente è stato quando sono andata a fare l'open day alla scuola romana di fumetti. Cioè per quello sto capendo quello che dice, perché ho avuto un'esperienza tipo troppo simile. Oh, ma che bello! Perché cioè io sono andata all'artistico, comunque sì. Già avevo deciso che avrei fatto quello, però ero sempre nella fase dell'appunto un lavoro difficile, non lo so, un sacco di paure, esatto. Soliti discorsi. E poi mi sono ritrovata là che inizialmente dovevo fare il corso di manga, perché mi piaceva fare quello. E ho fatto il colloquio privato con Stefano Caselli, che è un disegnatore grandissimo della Marvel. E lui mi ha guardato e mi ha detto: tu devi fare il corso di fumetto, non devi fare quello di manga. E io sono finita a fare il corso di fumetto ed è stata la scelta migliore, sì, in assoluto. Perché ti danno, a parte la base in generale, ma proprio ti insegnano anche come creare una storia, come fare sceneggiature. Certo, ti fanno storyboard, ti fanno assolutamente, è proprio più completo. Però appunto ho provato le stesse identiche cose che hai provato tu. Sì, il manga, sì, avendo frequentato un po' un ambiente insomma di corsi di disegno, e anche il mio insegnante si chiama Danilo Angeletti, lui è
è un allievo di Enzo Sciotti, che è un grande cartellonista Daniele degli Angeletti. Anni Diablo? Sì, lui proprio. Dai! Sì, sì, io ho studiato 3 anni con lui. Ah, lui è un allievo di un grande cartellonista di quando ancora si facevano i cartelloni dei film, insomma, le locandine, le locandine dei film tipo i western, queste cose qua, che erano illustrati. Sì, sì. Non c'erano le foto, erano illustrati. Che figata. E quindi lui era forse uno dei più famosi in Italia, ma c'ha ne ha fatti veramente tanti. Un grande maestro, un grande illustratore. Veramente fantastico, sì, un mostro, sì, sì, un sì, mostro. Sì, sì. Dei nomi che tu dici, te li dicono e dici, ma chi è questo? Invece no, perché poi quando, che ne so, vai a vedere le locandine di certi film e dici, cavolo, questo no, ha fatto no, no. Questa locandina di questo film. Lo posso famoso. Confermare, l'ho visto in fiera, l'ho conosciuto, è uno scocciato. Ovviamente. È stato proprio scocciato. Tra l'altro poi, essendo lui uno di quei tempi, insomma, come Milo Manara, le cose un po' erotiche, un po' tutte quelle locandine per le commedie sexy anni 70 italiane. Gli scorrono nel sangue. Gli sì, scorrono però... letteralmente nel sangue. No, il discorso dei manga più che altro, poi io sono sempre dell'idea che specialmente il campo artistico è una cosa che comunque è sempre continuamente in aggiornamento. Esatto, sì, quindi diciamo che dicono appunto manga non puoi farli perché è una cosa giapponese, solo in Giappone vanno, beh, se oddio, non sei giapponese non puoi fare manga. L'euromanga assolutamente, è però vero, appunto ultimamente è... molto di più. È quello il punto, ma io ho saputo anche di una ragazza, se non ricordo male, potrei ricordarmi malissimo, che però ha fatto proprio un manga, proprio stile giapponese, ma lei non è giapponese ed è effettivamente stata conosciuta, quindi... Fico. Si può dire che è più complicato cercare di fare uno stile che non è del tuo paese, tra no, virgolette. No, in realtà penso sia soprattutto per il fatto che il Giappone è molto chiuso su queste esatto, cose. Esatto, se sei un gaijin... È per quello soprattutto. Se sei un gaijin sei letteralmente un... vai ucciso, non lo vai so, sparato. Sì, sei un coglione, non sei nessuno. Automaticamente amatoriale, sì, automaticamente un amatoriale, ma soprattutto sei visto male perché non saprai mai che cosa significa la cultura, no? Dovremmo, anche se dovremmo trovare qualcuno molto... che ci può dare un'opinione su o lo sull'essere faremo. Un gaijin in Giappone. Gaijin sono gli stranieri, è letteralmente straniero in giapponese. Squalo magnete in Giappone. Vedremo un attimo come chi contattare. Se siete gente che abita in Giappone e fumetta o manga, sì. Allora scriveteci, ci stiamo qua. Scrivi sotto i commenti. A posto. Sì, stavamo parlando sì dei manga. No, in realtà il manga, diciamo, è una cosa molto estetica. È vero, è una branca molto estetica più che estetico storia. È l'aggettivo che novel, darei. Il visual novel europeo è un pochino più, anche meno incentrato sull'arte, invece guardiamo che sì, ok, in quel senso assolutamente, che... no, sono sempre molto attenti a come, sì. A come proprio sono disegnati, mm-hmm. Alla bellezza dei disegni sì. Stessi, mentre magari appunto in altri contesti ci sono quelli che fai il disegnino un po' me, però sì. L'importante è la storia, lì viene curato tutto. Dal disegno al tratto, al colore nel caso in cui ci sia, alla sì, storia. Cioè, i diversi pennini per le diverse scene. S'ammazzano, fanno solo quello. La stilo, la usi per fare quella. Cioè, un casino. Quindi... Posso portare una domanda un po' da esterno? Allora, adesso appunto stavamo parlando di come il manga occidentale sta comunque avendo un minimo il suo spazio. Quanto senso aveva, tot anni fa, studiare alla scuola di fumetto, specificatamente manga, sapendo che era un mercato che ti era totalmente precluso fondamentalmente? Bello, ottima domanda secondo me. Sai, non so nemmeno se effettivamente lo studiassero. Calcola che, almeno gli parlo per la scuola dove vado io, poi non so in altre. Calcola che l'insegnante che fa il corso di manga è proprio giapponese. È una giapponese, adesso non mi ricordo il nome purtroppo. È una donna, mi sembra. Sì, è una donna. Romana, sì. Non so effettivamente se prima ci fosse o se è stato introdotto poi nel contesto in cui i manga sono cominciati ad andare un po' più in giro, perché comunque la scuola romana esiste da un po'. Millenni. Calcola, per loro non è manco scuola, l'hanno chiamata bottega perché funziona in una maniera un po' diversa rispetto alle scuole private. È più vicina a un'università o un'accademia? C'è pure la scuola comics. Sì, e quella già è più infatti è considerata più scuola proprio privata. E sì.
Loro, allora, i professori, i fondatori stessi, perché esistono ancora lì proprio fisicamente, ci hanno sempre spiegato questa cosa, che loro vivono quella scuola come una bottega d'arte, proprio dove tu vai, oltre a avere insegnanti ovviamente, è uno scambio continuo. Tu hai preso un lavoro dove stai facendo il fumettista per qualcuno esterno da scuola, puoi tranquillamente andare lì e chiedere consiglio ai professori, fargli vedere cose, quindi... Ma che figata! Non è né accademia, né scuola, né niente. Ma che figata! Penso che teoricamente anche l'accademia mia, che io studio programmazione per videogiochi, teoricamente anche l'accademia mia lo puoi fare, ma non penso che sia stata fatta per farlo. Okay. Cioè, i professori miei sono tutti giovanissimi, non ce n'è uno sopra i 35. In quel campo là. Quindi se te c'hai un problema, magari sei già nel mercato e stai facendo l'accademia per migliorarti, e vai da un professore e gli dici: professore, sto avendo un problema con questo, sono più che contenti di aiutarti. E penso che questa sia una cosa più figa delle accademie o le università basate sull'arte, il fatto che non puoi sapere tutto, manco se sei il professore. No, più che altro levano questo stigma del quando sei artista devi per forza prevalere sopra gli altri artisti, perché se no non ti fai vedere, oppure non ha valore quello che fai. In questi contesti invece è un continuo scambio. Esatto, è un continuo scambio di crescita. Invece, poi invece nel mio campo è proprio l'opposto di come dite voi. C'è elitismo? Sì. Fico. Si vede un po', cioè almeno io... Per esempio, ho paura, che ne so, se c'ho un lavoro fuori, se sto facendo dei trucchi per qualcuno, se sto lavorando in qualsiasi cosa, ho paura di andare da certi professori e dire come le sembra. Ok. Perché se l'hai fatto bene e loro non ci hanno messo mano, si sentono un po' spodestati della loro autorità da truccatori. Ah, ok. Cioè, con alcuni professori lo puoi fare. Però con altri non mi sento tanto tranquilla a farlo. Appoggio. Perché diciamo che è un campo in cui sono tutti un po' tanto non maliziosi, scusa, termine sbagliato, permalosi. Cioè okay. Nel senso che tu stai ancora studiando eppure stai andando a fare i trucchi per... Come ti permetti. Okay. Come ti permetti, capito? È cioè, un po' un mindset un po' vecchio. No, più che altro, sì, in realtà... Vi spiego questo, a livello italiano e a livello cinematografico italiano soprattutto, la gestione del comparto trucco è ancora affidato a delle famiglie storiche. Cioè nel senso, per esempio, i Rocchetti sono una famiglia di truccatori che si tramandano le produzioni cinematografiche da anni e sono generazioni e generazioni di truccatori. No, non capito? Pensavo fosse così. Assolutamente. Circolo chiuso, tra virgolette. Ma poi, anche, cioè, nel senso, voglio dire, noi siamo dei potenziali competitor. Noi sì. Che andiamo a studiare lì e noi che abbiamo quei professori, una volta uscite da là, se abbiamo delle capacità buone, forti, siamo delle artiste competenti, vai a minacciare il lavoro di chi... Magari è già lì da tanti anni, magari non ha più nuove idee, non ha più nuovi concetti da portare avanti. Sei, cioè, capisci? Cioè, appena siamo usciti da là, noi siamo nemici. Subito. Cioè, è così, purtroppo. Mamma mia. Volevo appunto farti una domanda, così sì. Ritorniamo un po' sul discorso make-up più tranquillo. E... Tu in cosa ti stai diramando però per quanto riguarda il make-up? Allora, guarda, sinceramente io, per quanto mi riguarda, vorrei specializzarmi nell'effettistica, quindi in tutto quello che è effetto speciale. Che bellezza. Creazioni di effetti speciali, fisici, ok? Quindi teste mozzate, gambe mozzate, bello, mostri, cioè, è vero, perché l'horror è tipo tagliate. Scuola per queste cose. Sì. È fighissimo, sì. Tra l'altro è anche, penso, il genere che usa di più. Effetti pratici ormai. Ma in realtà ti dirò la sincera verità, c'è molto mercato a livello della moda, molto tanto mercato a livello della moda. Oh, ora capisco. E, adesso ci sto arrivando. Sì, ed è forse uno dei piani più redditizi a livello lavorativo, però è un campo che se sei una ragazza è un pochino più difficile perché sono più favoriti i ragazzi. Non l'avrei mai detto. Per ragioni che non vorrei elencare. Però è così, ce l'hanno spiegato molti professori, nel senso che se sei un ragazzo gay,
sei molto più avvantaggiato rispetto a una ragazza, perché diciamo i capi truccatori sono quasi tutti uomini gay, e se si trovano davanti il truccatore gay, ragazzo, giovane, è un pochino più avvantaggiato. Questa cosa le dici, oddio mio, il mondo gira al contrario in queste cose. Sì, no, non c'è da... A prescindere, non lo capisco. No, anche, la no, maniera. È così purtroppo, perché ma... Excuse me, quale fuck? Sì, è così e basta, purtroppo. Quindi... sì, tu puoi essere brava quanto vuoi, ma non si sa, perché c'è questa cosa, c'è molto più, come posso dire, li vedono con occhi più favoritismo, insomma, sì. Più un favoritismo. Vabbè, come... Anche perché, no, a livello anche numerico, le truccatrici donne sono molte di più, diciamo che sono il 99%. Capito? Okay. Quindi è considerato anche come un atto di coraggio per un ragazzo fare il trucco. Ah, ok, ah, ok. Quindi gli dici che te dico di no, via. Social qua, acceptance. Dai. Cioè, capito? Okay. Tutte queste cose qua. Però voglio dire che se sei un'artista conclamata e che c'ha, insomma, gli attributi giusti per farlo, cioè nessuno ti ferma, perché poi alla fine se trovi, poi è sempre in questione di trovare il treno giusto, di pigliare il treno giusto, di trovare le persone giuste, eccetera. E io questa cosa la sto vedendo tra l'altro con il mio professore di trucco moda. Uh-huh. Io non avrei mai detto che mi sarei mai messa a fare editoriale, per esempio, ma lui adora i miei make-up editoriali. Poi cioè, elaborare su questo, magari non tutti sanno cos'è, sì, un make-up editoriale. Allora, il make-up editoriale o comunque di moda è un make-up che è un pochino più artistico, nel senso che non è un trucco fatto apposta, che ne so, per la sposa o per una ragazza che deve andare a un evento o una sfilata, un red carpet. Mm-hmm. Che tu devi truccare l'attrice, la devi, okay, fare bella. L'editoriale è quello che vedi su Vogue, nel senso un concetto un pochino più astratto, che ne so, usare la vernice, l'argilla, queste cose qua. Okay. E creare, insomma, è sempre questione di creare delle opere d'arte sul viso, io almeno la interpreto così, è questione di creare un'opera d'arte sul viso di una persona. Che fico. Cioè, nel senso, vi faccio un esempio, lezione tipo di trucco moda, lui ci dice, prendete un colore Pantone e fateci sopra un make-up solo con quel colore. Capito? O magari che quel colore sia il centro dell'attenzione e metteteci insieme una palette che lo esalti. Però io, ma quando vedo il viso di quella modella, devo capire che quello è il colore che voi avete scelto. Capito? Bellissimo. Mi piace un sacco questo. È molto bello e soprattutto mi dà la possibilità di andare a creare, a me piace creare personaggi. Quindi se un insegnante mi dà così tanto libertà, margine, così tanta libertà artistica creativa, cioè io ti vado a creare fuori qualcosa, Madonna, di figo. Che bello. Cioè, nel senso, quando abbiamo fatto questa lezione io ho scelto il verde e ho fatto un make up di un rettiliano, praticamente ho tolto le sopracciglia alla ragazza, gli ho fatto tutta una sfumatura verde sugli occhi e lui era entusiasta perché ha detto, oddio, già me la immagino con i capelli tutti bagnati che esce fuori dall'acqua di una palude, e questo è uno shooting, che cioè figo. È una campagna editoriale per un profumo, per al lago Fogliano, capito, per una cosa del genere. È una campagna di moda, perché tu stai portando un concept. Adesso le campagne di moda non è più la ragazza che si mette in posa con il suo trucco estetizzante e basta, è un concept, tu devi raccontare una storia. Anche da legare, devi raccontare una storia da legare a quel prodotto, che quindi figo. Una capacità del genere è vista bene. Bellissimo. E lui mi dice sempre, io mi aspetto molto da te, Martina, e quindi, insomma, per dire, cosa che non avrei mai immaginato, io sono forte nell'editoriale. Assolutamente. Per esempio. E le difficoltà più grandi che hai scontrato da quando stai studiando? Le difficoltà più grandi che ho riscontrato, dici a livello tecnico di imparare le cose o... Anche proprio qualcosa che proprio hai detto, questa cosa è proprio difficile per Madonna me farla. Madonna mia, il beauty correttivo. Il beauty correttivo non è roba che fa per me, io lo penso come la matematica del mondo del trucco. Che cosa sarebbe il beauty correttivo? Allora, praticamente tu immagina che sei in uno studio, sei Barbara D'Urso. Ok. Non vorrei e mai sei immaginando sei in quello. Uno studio televisivo con letteralmente 70.000 so watt qui dentro. Sei in uno studio televisivo con 70.000 watt sparati sulla faccia. Perché tanto, okay. Barbara D'Urso, ma pure che tipo gli mettono la torcia non davanti, capito, la faccia un altro po'. E tu sei letteralmente una cosa in 2D con due buchi per il naso, due pupille.
pupille e una fessura qua per la bocca. Non l'ho preso. C'è presente compito... tipo quel salvadanaio, quello che si mangia le monete? No. Sì. C'è una gif qui. Intanto probabilmente la, okay, io, la vedrò c'è una io. Gif, la trovo io. La trovo io. Tu immagina di essere Barbara D'Urso in quel frangente. Sì. E io, truccatore, devo ridare a Barbara D'Urso una faccia. Oddio. Devo ridargli un volume alla faccia con il trucco. Quindi, e poi tra l'altro si tratta anche di armonizzare il viso a livello estetico. Quindi ci sono delle regole ben precise che io devo seguire per fare questo tipo di trucco. Nel senso che certi colori devo usare, che ne so, il tono freddo per portare indietro, devo usare il tono caldo per dare volume, e per correggere quella forma dell'occhio devo fare una sfumatura di un millimetro, cioè, capito, sono tutte cose che poi cambia da faccia a faccia, immagino. Esattamente, quindi ci sono, cioè, io ho un matto, ho un volume così di tecnica, oh, di come posso dire, di ok, se la persona ha il viso squadrato devi fare questo, se la persona ha l'occhio discendente devi fare questo, se la persona ha l'occhio ascendente, perché poi è tutto un fatto che tu devi riportare il viso di quella persona alle proporzioni auree. Siccome okay, la proporzione aurea, che si può applicare anche alla bellezza di un viso, e sicuramente Roberta lo sa, perché comunque la proporzione, sì, del viso che si studia in anatomia è quella alla fine, sì, cioè, sì, che praticamente, sì, gli occhi sono lontani come lo spazio dalle narici, la bocca, esattamente, sì, tutte, sì, queste, sì, cose qua alla fine le faccio pure io, ecco, perfetto, alla fine le faccio pure io, perché nel trucco estetizzante io seguo le stesse regole che segue Roberta per disegnare un volto bello. Quindi immagina, io ho una persona normale, devo praticamente disegnare o far creare un'illusione ottica sul viso di quella persona che me la faccia risultare come il disegno di Roberta. Beh, onestamente capisco che la valuti come la matematica, sì, in quel contesto, è la perché è l'esatto opposto della creatività, del lasciarti andare, del mettere le tue idee sul viso di qualcuno. Esattamente, quello, infatti a me mi dà molto fastidio questa cosa. E tra l'altro la mia insegnante è anche molto severa, molto severa. E diciamo che non è la mia materia preferita, diciamo che non è che sono proprio così contenta quando so che c'ho il correttivo. Okay. Quando so che c'ho il correttivo non è che ci vado molto a cuor leggero, non è che mi sveglio alle 5 di mattina per andare in accademia proprio, ah, che bella lezione! Non vedo l'ora! Non vedo proprio l'ora! E invece ci stanno delle mie compagne, per esempio, che, oddio, oggi c'è il correttivo, come sono contenta! E io, no, ti prego, no. Non hai paura di dire queste cose, metti che lo vede e poi... Perché dovrebbe? Vabbè, è un'opinione. Ma tanto lo, no, ma in realtà no, perché dovrebbe avere paura? Lo sanno già, cioè lo vedrà, No, ma la mia professoressa lo sa che non è la mia materia. Immagino. Professoressa Belloni, lei è una donna stupenda e con le sue abilità e la sua serietà, lei ci sta dando molto, ok? Anche se io sto soffrendo. Io soffro. Io apprezzo quello che lei fa per noi, ok? Quindi... Viva l'istruzione! Esattamente. La invito a fare un confronto con Martina qui al podcast. Oh, madonna, oh, no, che figo! No, per favore! No, per favore, no! Sì, ma quando succede ci abbiamo il ring. Certo. Domandone. Secondo te qual è... quando è che sai di essere un professionista? E nel allora, tuo campo? In realtà c'è una definizione... ben precisa sul fatto del professionista oppure no, perché tu puoi essere un makeup artist e non essere un professional makeup artist. Ok, dici, se te paghino, no, non è quello. Purtroppo non è quello, è un pochino, no, non è neanche più difficile, cioè è una cosa diversa, sì. Cioè tu diventi un professionista quando cominci a lavorare nell'audiovisivo. Quando io comincio a lavorare per cinema, televisione, servizi fotografici, sfilate che vengono riprese, teatro che viene ripreso, allora sono un professionista. Ok. Ok. Se invece io faccio il trucco su Instagram e non sono un professionista, quindi tu ci puoi scrivere sulla bio di Instagram se vuoi fare l'influencer che sei una makeup artist, ma non ci puoi scrivere che sei una professional makeup artist. Non lo sapevo questa cosa. E... scriverlo, sarà nel testo. Ed è una cosa, cioè, è una cosa che... i truccatori veri, i truccatori, quelli che veramente sono professionisti, quando leggono, che ne so, la bio di Cinzia che si è messa a fare l'influencer con i trucchi di Instagram con gli arcobaleni sulle palpebre, si incazzano proprio, perché è una mancanza di rispetto.
nel senso che ai più, alle masse, è Cinzia che fa gli arcobaleni sulla palpebra alla makeup artist, non sono io che faccio il correttivo, che è letteralmente, che se poi vai a vedere la foto, è una linea sfumata sulla rima superiore dell'occhio, un po' di rossetto e il fondotinta messo come Cristo comanda, capito? Cioè, chi ci vuole a fare quello? No, non è così, non è così. Perché letteralmente tu lavori in funzione della luce, lavori in funzione della telecamera che hai, lavori in funzione dell'obiettivo che sta usando il fotografo, il regista di turno. Ma che figata. Capito? No, guarda, ho detto una cosa importantissima. In realtà il mio lavoro di più è capire il contesto in cui mi trovo e applicare le mie abilità a seconda dell'illuminazione o della ripresa o del contesto, del set in cui mi trovo. Altra domanda che nasce subito dopo. Sì. Tu ormai ti sei fatta il tuo occhio dopo le tue esperienze. Sì. Se andate a vedere il profilo di Martina, che tanto abbiamo già plaggato molteplici volte da adesso in poi. Cosa ho detto italiano? Tra tutte quante le makeup artist che stanno su Instagram, sì, qual è, secondo te, la percentuale di persone che lo fanno per lavoro invece di restare su Instagram? Allora, ti dico, il grande problema di queste cose qua è che quando diventi un pochino famosa, uh-huh, alla fine, anche se non hai studiato, ti danno il lavoro. Ti fanno lavorare. Mm. Ok. Cioè, io vi dico, per esempio, adesso vi faccio un esempio. Il mio professore di parrucche e posticci, che è praticamente creazione di barbe e baffi finti, parrucche, okay, artigianali, ma fatte un capello per capello, eccetera, eccetera. Ma posso stringere la mano a questo? Stai a capire? Che roba figa! Non lo so, studierei solo quello. Basta. Basta! E tra l'altro è un settore molto redditizio su cui mi vorrei specializzare, perché veramente ci guadagno un botto di soldi a fare le parrucche artigianali. Ma che figo! È andato a fare l'Eurovision. È stato chiamato per l'Eurovision e per seguire la cantante di San Marino. Ammazza! La parrucca i capelli che aveva la cantante di San Marino all'Eurovision erano fatti dal mio professore, grandissimo Dario Bovenzo, un applauso perché nessuno non l'ho vista l'Eurovision, quindi non lo so se era notabile. E all'Eurovision c'era Nikki Tutorials, che è una delle influencer youtuber, sì, una delle influencer youtuber di trucco, forse la più famosa al mondo, se vogliamo dirlo. Sì, potrebbe, è una delle più famose al mondo. Fa parte della beauty community di YouTube americana e europea. Ok, la definiresti perché? Professionale? Assolutamente no. Abbiamo assolutamente del no, perché cioè, nel senso, quando il nostro professore ci ha raccontato di come è lei, praticamente lei si fa un trucco teatrale, praticamente. Okay. Lei sul viso ha 3 kg di cose. Okay. A 3 kg di cose. Questo non vuol dire che sia un trucco fatto male, perché comunque ci sono degli ambienti in cui è richiesto che tu debba mettere 3 kg di trucco sul viso di una persona. Però, capito, non è tanto indicato al contesto in cui ti trovi, e questo fa di te, cioè rivela di te il fatto che non hai studiato a livello professionale. Diciamo che questo, appunto, discorso, per ricollegarci anche prima, è importante in qualsiasi contesto, però soprattutto nell'artistico, perché queste persone che magari si definiscono professioniste quando non lo sono danno un'immagine ancora più sbagliata a un pubblico che già di suo pensa che queste cose sono facili o comunque non è che ci voglia più di tanto a farle, perché succede anche nel campo del disegno. Ci sono persone che stanno là e fanno: ah, ma che vuoi che ci voglia fare un manga? Cioè, ti metti là, disegni, no, quando ci passi una giornata intera su una tavola sola, esatto. Cioè non se ne rendono conto, quindi è pure cattiva pubblicità, tra virgolette, nei confronti di chi veramente l'impegno, sì, ce l'ha messo. Io ti dico, guarda, a livello dei miei professori c'è un asso incredibile per questi film qua. Questo è Jeffrey. Jeffrey. Nuovo membro dell'Organic Studio. È bellissimo. Uno dei primi. Lui aiuta Josh. Dei tanti che verranno. Lui aiuta Josh. Lui giusto? Aiuta Josh. Ok. Stavamo parlando del fatto delle influencer. Sì. Influencer che vanno e dei due professori che sono molto arrabbiati. Esatto. Esattamente. Sì. Diciamo che ci sono state diverse sfuriate. Specialmente dalla professoressa di... No, non lo dico. Ok. Da alcune persone, diciamo che i truccatori che lavorano a livello professionale sono molto arrabbiati, perché queste persone che si improvvisano truccatori sui social cominciano a sparlare di cose che non gli competono. Mm. Sì.
Cioè, per esempio, vi faccio un altro esempio. Altra youtuber, questa community italiana, Grace on Your Dash, fa a volte nei video alcune, come posso dire, frecciatine verso chi ha studiato, chi ha un diploma da makeup artist, dicendo che non sanno truccare. Con quale presupposto? Perché, capito, siccome lei è una youtuber, c'ha 100.000 iscritti, non so adesso quanti cavoli di iscritti c'ha, allora dice, sì, io sono meglio di voi. Ma io ti devo fare una domanda, mi è venuta adesso in mente. Ma Clio, quella del Clio Makeup Artist. Ma allora, a me non piacevano le cose che faceva, quando la guardavo quando era una pischelletta. Non so se è il mio gusto personale, perché non ne so niente, o se Clio, veramente non... Clio si ha un'impostazione professionale buona. Ha fatto quello che era, diciamo, nel trend moda di quei tempi, perché quando Clio è diventata famosa era il 2009, diciamo, 2008-2009, gli inizi di YouTube era. Diciamo che il mondo del make-up era molto molto meno sviluppato rispetto a quello che è adesso, eppure sconosciuto, quindi diciamo che si poteva permettere di fare delle cose un pochino diverse da quelle che riteniamo adesso noi estetiche, cioè nel senso belle dal punto di vista estetico. Diciamo che a livello collettivo si è molto evoluta, non dico tanto la consapevolezza, ma quanto la cosa di dire posso mettermi in faccia quello che voglio senza seguire delle regole ben precise. Cioè, ad esempio, il mio make-up, il make-up di Roberta, cose che sono un pochino make-up più un po' più come posso dire, strambe, strane, quirky, cioè cose del genere. Quindi è anche dovuto al fatto che io, per esempio, e Roberta veniamo da un contesto artistico, abbiamo visto fumetti, abbiamo visto manga, anime, cioè quelle sono cose che comunque influenzano il tuo senso artistico. Assolutamente sì. Il senso estetico anche del come ti vesti, i tatuaggi che ti fai, i capelli che porti, cioè nel senso c'è un mondo. Diciamo che per quello che faceva lei, io mi ricordo che lei faceva questo programma su Real Time, in cui andavano le signore che non si sapevano truccare e lei gli insegnava, andava pure abbastanza bene. Clio ha studiato, è una professionista, cioè nel senso adesso non lavora a livello professionale, cioè nell'audiovisivo, ma comunque lei ha avuto un background di quel tipo. Fico. Quindi diciamo che Clio è una professionista. Per essere a livello dov'è, devi avere però i piedi sullo stomaco, perché nessuno ti regala niente. Ok, quindi questa è la mia considerazione. Mi fa strano che Clio Makeup non ha fatto lavori nell'audiovisivo, nonostante... No, lei tipo... probabilmente ha lavorato nell'audiovisivo, solo che quando sei una truccatrice di backstage... Cioè, chi è che è difficile, chi è che conosce il truccatore che ha fatto quel trucco a Beyoncé, che ha fatto la foto su Vogue? No, oppure conosci Clio Makeup, conosci Nicki Tutorials, conosci Jeffree Star, quelli sono i nomi. Cioè, nel senso, tu... tu, quando cominci a fare un lavoro sui social, è un lavoro diverso rispetto al truccatore, perché noi siamo il service, noi siamo senza volto, cioè il nostro è un lavoro senza volto. Lo so. Il che ci sta, perché a me, nel senso, non mi piace stare tanto sotto i riflettori. Frega un cazzo. Esattamente. Cioè, nel senso, io voglio fare delle cose belle, voglio che gli altri apprezzino il mio lavoro, ma non per forza devono dire, ah, questo l'ha fatto Martina. Cioè, quando, per esempio, che ne so, io in un futuro andrò a fare una creatura, andrò a fare un concept per una creatura e la porto sullo schermo, cioè, io voglio che la gente a casa dica, cazzo, che figata! Che figa quella creatura, madonna, quel mostro veramente mi fa cagare addosso, però non voglio che dicano, ah, questo l'ha fatto Martina. Devono però solo dire che il mostro è figo, basta. Se perché qualcuno... lì è, no scusami, vai, è il, volevo finire questo concetto. Vada. Quando loro non si chiedono più chi ha fatto quella cosa è perché tu sei riuscito a dare vita a quel personaggio. Sì. Sei riuscito a portarlo in vita, sì, loro non si chiedono neanche chi l'ha creato, perché esiste nelle loro immaginazioni, è qualcosa che esiste già, non è qualcosa che è stato creato da qualcuno. Quindi lì significa che proprio hai fatto il lavoro fatto bene e sei riuscita a veicolare un messaggio o a trasportare gli spettatori o chi sta guardando quello che tu hai creato in un mondo fantastico. Fico. Questo concetto bellissimo. È bellissimo come concetto, me lo stampo addosso. E, dicevo, se nel tuo campo, nella tua cerchia, poi qualcuno riconosce il tuo stile in una delle tue opere, magari sei riuscita
a imprimere la tua firma. Lì ha un impatto diverso qualcuno che dica, quello sicuramente l'ha fatto Martina. Guarda, in realtà sta cosa sì, perché io sono sempre un botto stramba nelle cose che faccio, cioè quando mi danno un pochino di libertà e non è una lezione tecnica che mi dicono dovete fare tutte quante questa cosa, ovviamente la mano artistica si vede, cioè nel senso che si vede che chi, che ne so, quel trucco l'ha fatto Maria, quel trucco l'ha fatto Giorgia, quel trucco l'ha fatto Camilla e quel trucco l'ha fatto Maria, l'ha fatto Martina, quindi sì. Nel senso, però voglio dire, sì, da piacere a livello della tua cerchia. Sì. Però non pretendo che a livello di un pubblico molto più grande. Sì. Okay. Capito? Cioè, nel senso, per esempio, voi conoscete i nomi di quelli, dei truccatori che hanno vinto gli Oscar? Non lo sapete? No. Sapete i nomi dei film che hanno vinto gli Oscar per il trucco? Semmai, se sei veramente in mezzo, sai il nome del gruppo di produzione. Esattamente, sai il nome del gruppo di produzione, ma per esempio, cioè, io so che nel 2017 l'Oscar per il trucco è stato vinto da Suicide Squad, che... contro, che poi alla fine in finale c'erano arrivati loro e Star Trek Beyond. E vabbè, là era proprio... E ha vinto Suicide Squad perché, adesso vi spiego anche il perché, sì. Perché praticamente il truccatore, che non mi ricordo adesso come si chiama, vedi, per esempio, sono ignorante, scusate. No, tranquilla, io mi dimentico il nome dei fumettisti, per cui... lui è riuscito a dare una nuova vita a dei personaggi che avevano una fan base... già conclamata, nel senso che Harley Quinn era quella con la mascherina e il costume da giullare. Sì. È riuscito a dare un nuovo volto ad Harley Quinn, quindi da quando è uscito Suicide Squad, Harley Quinn nei fumetti non è più stata quella con il costume da giullare, è stata quella con il codino rosa e quello blu, capito? Ah. Lui è riuscito a creare un'icona. Ma che figo. Era già bella affermata, complicatissima. Cioè, nei fumetti adesso c'è la versione di Suicide Squad. Esattamente. Ma non che c'è figata. Più Harley Quinn con la mascherina. Mazzo. E il Joker molte volte ha la faccia simile a quella di Jared Leto. I tatuaggi di Jared Leto. Capite? Lui è riuscito, il truccatore che ha seguito i personaggi di Suicide Squad, è riuscito a dare nuova vita a delle cose che già esistevano e sono diventate delle icone. Quindi l'Academy ha premiato quello contro invece una straordinaria tecnicità nel campo effetti speciali, perché se mettici qualche foto dei trucchi di Star Trek Beyond, perché sono delle robe tremende, sono delle opere d'arte che tu dici, ma questi chi sono? Chi sono questi? Però loro, capito, tu non ti ricordi Star Trek Beyond per i trucchi? No, è vero. Cioè, non ti ritrovi, sono cose che noti se stai nel campo, sì. Per i personaggi. Invece Suicide Squad dici, ah cazzo, la nuova Harley Quinn, santo Dio, che figa Margot Robbie. È vero. Questa è stata la cosa che ha fatto vincere. Che figa Margot Robbie. Però, capito, voglio dire, il vero truccatore è quello che sta indietro, è quello, sì, che sa fare un passo indietro rispetto alle sue creazioni, cioè i suoi personaggi sono molto più importanti di quello che è lui. Che figo. Basta, questa è la cosa. Mi likey. Allora, dove possiamo trovare roba tua? Allora, io sono su Instagram, ho due profili, ho il mio profilo personale che potete, siete anche liberissimi di non seguirlo, perché adesso sto puntando un sacco su quello del trucco, che è @marudasmakeup con 2 A. Scrivetelo da l'abbiamo qualche scritto, parte. Così ti seguo anche io, perché ovunque. Intanto che parlavamo è già uscito al minimo 5 volte. Esatto. Seguitemi su Instagram e basta, nel senso, questi sono i miei canali principali dove posto più cose. Se poi vi interessa pure quello che faccio a livello giornaliero, potete seguirmi sul personale, perché tanto alcuni trucchi li posto pure qua, sì, pure là, scusate. E sicuramente i work in progress, queste cose qua, li posto tutti sul personale, non tanto su quello di trucco, perché ha un pochino più seguito e diciamo che riesco un po' a incanalare i miei seguaci verso il secondo profilo, il che non è male. Quindi lancia un messaggio ai 4 gatti che ci lasciano, che ci seguono. 4 gatti che ci seguono, questo è un messaggio da Martina. Ok, un messaggio. Cazzo, mi hai messo in difficoltà. Era quello d'obiettivo. Santo Dio, ok. Un messaggio. Non abbiate paura di esprimere quello che volete e non abbiate paura di portare nel mondo quello che voi avete dentro.
Non vi dico la solita cosa del seguite le vostre passioni, inseguite i vostri sogni, perché questa cosa è stata detta e ridetta più volte, ma non abbiate paura di esprimere voi stessi e le vostre idee a un pubblico che potrebbe anche non apprezzarle, perché potrebbe anche non apprezzarle, ma dovete farlo perché vi darà gioia, nel senso farlo e creare le cose che voi immaginate, che voi sognate, vi darà gioia a voi, e questa è la cosa più importante. Condivido appieno. Aggiungiamo altri clap sotto. Adesso però vorrei fare un messaggio alla gente che non ci segue. Giulio, potresti zoomare per favore sulla mia faccia? Ti zoomano da anche l'altro lato. Ci siamo? No, guarda là. A tutti quelli che non ci seguono, ho un messaggio per voi. C'è un tastone rosso da qualche parte in basso a destra su questa schermata con su scritto iscriviti. Quel tasto vi scherma totalmente dal governo. Per favore. Lo sapevo. Unitevi a noi. Diventate nostri agenti e insieme domineremo il mondo. E l'universo anche. Va bene, possiamo... Questo era il mio messaggio. Dopo questo possiamo... Il mio messaggio è fate i bravi, basta. Fate i bravi.